Buonasera a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione riprendiamo il discorso sul Upanishad che abbiamo fatto la volta scorsa. L'Upanishad, Brahadaranyaka, un giorno o l'altro imparerò a pronunciarla. E la volta scorsa abbiamo parlato appunto del sacrificio, del concetto di sacrificio in quell'Upanishad, e oggi continueremo con il discorso, il concetto di divenire dell'Upanishad. Perché in una trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo parliamo di un Upanishad vedica? Perché in realtà questo Upanishad vedica, come altre questioni, il Rig Veda, per esempio, hanno una caratteristica, cioè sono scritte da dei veggenti che, guardando la realtà del mondo, cercano di descrivere la realtà del mondo che non ricade sotto i sensi. In queste condizioni, noi siamo in una condizione abbastanza strana, nel senso che abbiamo dei veggenti che descrivono una situazione che non ricade sotto i sensi, però nello stesso tempo abbiamo dei veggenti che cercano di descrivere, comunicare quello che loro vedono alla società in cui vivono. Per cui si crea chiaramente una dislessia fra la capacità del veggente di alterare la percezione e di vedere cose che non appartengono ai sensi e della necessità del veggente di comunicare quelle cose alla società in cui vive, consapevole che comunicando quelle cose, imponendo quelle cose alla società in cui vive, modificherà le condizioni di vita, le condizioni di esistenza della società stessa. Pertanto, lo scopo grosso, la cosa centrale, la cosa fondamentale, è proprio quella di riuscire a capire ciò che vede il veggente, perché lo vede, come lo vede e come lo comunica. E cosa di ciò che il veggente vede appartiene a una visione comune con altri veggenti, e quanto invece ciò che il veggente descrive appartiene alla relazione soggettiva fra il veggente e la società in cui è nato e si è sviluppato. Riuscire a capire questo ci permette di riuscire a capire sia i caratteri comuni che hanno le varie visioni dell'universo, le visioni della vita, sia riuscire a capire cosa le differenzia, perché le differenzia e dove le differenzia. Per questo motivo ho iniziato a commentare l'Upanishad Vedica. Questa Upanishad Vedica in particolare, che, torno a ripetere, si tratta della Brahadaranyaka, è considerata una delle Upanishad più antiche, scritte attorno al 600 a.C. Naturalmente, come tutti questi tipi di scritti, appartengono a delle situazioni precedenti, situazioni orali o situazioni di altri scritti che sono andati perduti, portandoli ad essere fra le testimonianze più antiche che noi abbiamo. Vi ricordo che l'800 a.C. appartiene, per esempio, alla Teogonia di Esiodo. Teogonia di Esiodo, che prende l'avvio da situazioni ancora più antiche, che possiamo far risalire sia agli Ittiti che alla Mesopotamia e agli stessi Veda, sembrerebbe che abbia delle condizioni che sono comuni, per cui possiamo partire dal presupposto che queste idee, queste visioni nascano attorno al 1500 a.C., tanto per riuscire a capire cos'è l'antichità. Anche perché quando noi abbiamo uno scritto che ci testimonia una temporalità del 600 a.C., significa che almeno 1000 anni sono passati prima che quello scritto sia formulato in maniera definitiva dopo tutta una serie di traversie. Riuscire a capire le analogie che esiste fra i Veda, fra l'induismo e le regioni delle antiche civiltà, la regione di Roma, l'antica regione greca, l'antica regione celta e le antiche regioni egiziane, ci permette di capire come esista alla base di tutto questo una visione comune della vita e visioni comuni, strategie comuni attraverso i quali andare a sviluppare la vita stessa.
Questo è importantissimo perché ci dimostra ancora una volta come le religioni monoteiste, cristianesimo in primo piano, ebraismo e islam, non siano altro che delle truffe che hanno delle finalità di distruzione della vita dell'uomo. Quello che analizzeremo oggi sarà il concetto di divenire, di trasformazione alla base dell'Upanishad. Perché il concetto di divenire e di trasformazione è alla base dell'Upanishad? E perché diamo così importanza al concetto di divenire e di trasformazione? Perché questo concetto di divenire e di trasformazione è un concetto che è assolutamente antagonista ed opposto a quello che è le religioni monoteiste e le religioni rivelate in generale. Le religioni monoteiste e le religioni rivelate affermano che la loro rivelazione è data da Dio, dall'assoluto, dal creatore del mondo, e tale rivelazione non è possibile modificarla. Tant'è che abbiamo avuto in questi ultimi giorni delle esternazioni di Ratzinger che alle persone civili fanno accapponare la pelle, fanno guardare a quelle dichiarazioni con indignazione, e lui le fa con una leggerezza assoluta, cioè un'assoluta indifferenza di quanto quelle affermazioni comportano per la vita degli uomini. Ebbene, l'opposto a ciò che viene rivelato, l'opposto a ciò che il Dio padrone, che afferma di essere il costruttore del mondo, afferma, l'opposto di tutto questo è la possibilità degli esseri di divenire e di trasformarsi. Cosa vuol dire divenire e trasformarsi? Significa che da una situazione iniziale che permette ai soggetti di venire in essere, si somma la volontà del soggetto e la sua capacità di trasformare continuamente se stesso al fine di modificare il patrimonio che ha avuto inizialmente, ma di farlo diventare un vero e proprio tesoro, al fine di portarlo alla morte del corpo fisico, con la gloria della trasformazione e non con la miseria della distruzione. Questo significa divenire, cioè a un soggetto che viene in essere si somma la volontà del soggetto e si assiste a tutta una serie di modificazioni, tutta una serie di dilatazioni di quella che era l'unità iniziale, fino a diventare un'esplosione di gloria. Esplosione di gloria che noi possiamo considerarla quando, alla morte del corpo fisico, l'individuo partorisce il suo corpo luminoso. E questo concetto, che è un concetto fondamentale delle religioni politeiste, lo troviamo in tutte le antiche religioni, mescolato in maniera diversa. Ed è un concetto talmente incomprensibile per gli analisti, per chi pratica la cultura. Perché? Perché gli analisti, chi pratica la cultura, aveva il concetto monoteista. Aveva il concetto che se quell'idiota cretino e deficiente del Dio padrone non gli concedeva il paradiso, non gli concedeva il beneficio, questo imbecille non poteva avere i benefici della sua vita. Ebbene, gli analisti, chi pratica la cultura, Cacciari stesso, l'abbiamo assistito, le puttanate che ha detto, roba da mettersi le mani nei capelli. Perché sono un deficiente, può fare le affermazioni che ha fatto, cioè sono un mentecato, un cretino, può fare le affermazioni che ha fatto il Cacciari. Ebbene, solo un Dio deficiente, un Dio cretino, concede agli altri per propria bontà qualcosa. Nel paganesimo invece nessuno concede. La vita è un'opportunità per ogni soggetto di divenire con gloria e compassione. Questo è il concetto di divenire all'interno delle antiche religioni. Ed è questo concetto che affrontiamo ora. Il concetto di divenire, di trasformazione è la base dell'Upanishad. Il concetto di trasformazione e di divenire è il concetto che sta alla base dell'Upanishad. Nella prima fase troviamo cinque elementi che nascono dal sacrificio della coscienza di sé e dell'universo, dal sacrificio di Brahma. Nasce l'aurora, nasce il sole, il vento, il fuoco universale e l'anno. Questi elementi caratterizzano un soggetto vivente, qualunque esso sia. Qualunque soggetto, per essere un vivente, deve manifestare questi elementi. Ogni soggetto manifesta l'aurora della vita. Ogni soggetto è un sole.
Ogni soggetto si muove nello spazio, è vento. Ogni soggetto nutre e si nutre del fuoco universale, l'intento della sua esistenza. Ogni soggetto si trasforma nel tempo, l'anno. Proviamo a leggere che cosa ci dice Esiodo nella sua Teogonia. Dunque, per primo fu Caos, e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo, e Tartaro, nebbioso, nei recessi della terra, dalle ampie strade, e poi Eros, il più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. In Esiodo troviamo la descrizione degli elementi a fondamento del soggetto. Se io pongo la mia attenzione su Aurora, posso spostare la mia attenzione anche su ciò che precede Aurora, il caos. Ogni soggetto emerge da un caos percepito ad un'aurora da cui fonda il proprio divenire. Ogni soggetto si esprime quale frazione di Gaia, l'energia della vita che fa brillare come un sole. Ogni soggetto è un frammento di sole che esprime una propria volontà soggettiva. In Esiodo, anziché trovare il soggetto che attraversa lo spazio e il vento, troviamo lo spazio che viene attraversato dal soggetto sotto forma di vetta nevosa dell'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra. In Esiodo il fuoco universale diventa Eros, il fanete degli orfici, che ogni soggetto a suo modo manifesta per costruire la propria esistenza. In questa prima fase di Esiodo manca la definizione di tempo, l'anno. Esiodo rimedia subito dopo quando dice: da caos nacquero Erebo e nera notte. Erebo è il vuoto, lo spazio in sé, e nera notte è il tempo in sé, posto che possa esistere un concetto di tempo in sé. È il grembo del tempo, una dimensione magico-temporale di eterni presenti che si manifestano contemporaneamente su diversi piani psichici, fisici, emotivi, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre la dicitura dell'Upanishad, Bradharayanka, manifesta un tempo ciclico ben definito, la dicitura della notte definisce un tempo da cui i soggetti emergono nelle loro trasformazioni in un continuo fluire di immersioni. Si tratta di differenze culturali non da poco. Ogni volta che un veggente descrive le sue visioni, lo fa con gli elementi della propria cultura. Ma le visioni stesse sono sempre in sintonia con l'intento che quel veggente ha sviluppato nel corso della sua esistenza. Esiste una relazione esatta fra l'intento perseguito nella propria esistenza e quanto si percepisce in diversi stadi con le proprie percezioni. Si tratta sempre di un movimento psichico che coinvolge le aree del cervello che, quando non sono rette dall'autodisciplina, decadono nella patologia psichiatrica, con una massima proiezione da parte dell'individuo della propria patologia su quanto percepisce. Subito dopo gli elementi che emergono dal sacrificio, si hanno due quadri che definiscono l'uno il mondo in cui il soggetto, in questo caso umano, agisce e l'altro le sue modalità soggettive nell'agire. Il dorso del cavallo sacrificale è il cielo, il ventre è l'atmosfera, l'inguine è la terra, i fianchi sono i punti cardinali, i lombi sono i punti intermedi, le membra sono le stagioni. Le articolazioni sono i mesi e le quindicine, i piedi sono i giorni e le notti, le ossa sono le costellazioni, le carni sono le nubi. Il cibo che si trova nello stomaco è la sabbia, gli intestini sono i fiumi, il fegato e i polmoni sono le montagne, i peli sono le erbe e gli alberi, la parte anteriore è il sole oriente, la parte posteriore è il sole dell'occaso. Si tratta della descrizione del mondo in cui viene organizzata la vita del soggetto, che viene rappresentata attraverso il sacrificio del cavallo. Il sacrificio del Brahma
La perdita della sua coscienza e della sua consapevolezza costruisce le condizioni spaziali all'interno delle quali gli esseri umani agiscono. Nella morte del Brahma viene vista la nascita del mondo, come oggi noi lo intendiamo e descriviamo. Nelle visioni dell'Upanishad, nel Brahma, che muore, sono contenute in potenza tutte le cose che divengono. Ma alle Upanishad non interessa stabilire il divenire della vita, gli interessa la vita per come si esprime, senza conoscere le trasformazioni per cui la vita è divenuta. Alle Upanishad non interessano le scelte degli oggetti che hanno portato il mondo ad essere ciò che è, ma il mondo è divenuto per ciò che è, perché nel Brahma sacrificato questo modo di essere del mondo era contenuto e rappresentato. Da questo ne deriva un altro ragionamento. Se il mondo è ciò che è, per le scelte di adattamento soggettivo alle variabili oggettive messe in essere dagli enti che lo hanno formato, si hanno necessariamente un numero infinito di possibilità di divenire che ogni scelta soggettiva ha negato. Cosa implica questo ragionamento? Che esiste una manifestazione di ingenuità del veggente. Il veggente è sì riuscito a risalire dalla propria cultura all'origine dell'universo, interpretandolo in base alla propria condizione culturale, ma non si è staccato dall'illusione della forma. Cosa diversa è per il veggente di cui scrive Esiodo, che percorrendo una serie di tappe nella trasformazione del presente, riconosce negli oggetti che manifestano il presente la loro consapevolezza e la loro volontà nell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. In Esiodo il mondo si forma perché i soggetti che germinano scelgono, mettono in atto delle azioni, costruiscono l'oggettività da cui i loro figli nascono costruendo le condizioni del mondo. Così i figli di Nera Notte, così i figli di Urano Stellato, eccetera, eccetera. Infine, questa prima parte del primo Brahman, del primo Adiyaya, si chiude con le modalità d'azione di un soggetto che vive nel mondo descritto. Quando spalanca la bocca si è il lampo, quando s'agita si è il tuono, quando rina piove il suo nitrito e la parola. Queste sono, secondo l'Upanishad, le modalità di relazione che un soggetto mette in essere nel mondo in cui vive. Quattro modalità che rappresentano il lampo, la trasformazione soggettiva, il tuono, l'attività di trasformazione dell'oggettività, l'orinare, come l'incidenza dell'oggettività per il fatto stesso che viviamo, la parola, come simbolo del comunicare. Tutto ciò si genera dal sacrificio della coscienza universale. La visione espressa dall'Upanishada è molto forte e portatrice di numerose implicazioni che i veggenti non sono in grado di cogliere. Per concludere il commento alla visione iniziale, diciamo che questa definisce tre aspetti fondamentali. La coscienza di Brahma non esiste più, pertanto non esiste più la sua intelligenza, il suo progettare, eccetera, eccetera. 2. Esiste un'oggettività nella quale agiamo che è, per gli estensori dell'Upanishad, la realtà della forma come la ragione la descrive. 3. Esistono delle modalità d'agire del soggetto nel mondo in cui vive. E questi tre elementi sono alla base e sono la fondazione dell'Upanishad Vedica. E come notate, non esiste nulla, nessun riferimento al monoteismo. Perché se tutto è trasformazione, tutto è manifestato dai soggetti che si trasformano. Ma i soggetti che si trasformano manifestano la loro volontà e la esercita in base ai loro bisogni e alle loro necessità. E questo non esiste in nessun monoteismo. Per cui vediamo come alla base dell'Upanishad in realtà ci siano i concetti pagani e politeisti. Che poi l'induismo non piaccia o non piaccia alle soluzioni sociali che i veggenti hanno trasformato, beh, questo è un altro discorso. Però quello che a noi interessa non è tanto la capacità o l'incapacità dei veggenti o dei stregoni di tradurre pragmaticamente la loro visione. Ciò che noi in questo momento ci interessa stabilire è
la qualità della loro visione. E ci interessa stabilire la qualità della loro visione attraverso un'interpretazione che ci permette di comprendere quali sono le affinità e quali sono le differenze con la visione del paganesimo politeista. Una volta che noi abbiamo stabilito quali sono le affinità e quali sono le differenze, possiamo anche sviluppare la critica su come gli induisti hanno trasformato in maniera pragmatica la loro visione del mondo. Ma questo appartiene a noi, cioè appartiene alla nostra capacità di leggere e di interpretare la loro stessa visione, perché, bene o male, noi abbiamo visioni ancora più antiche di quelle degli induisti. Sto parlando di Esiodo, sto parlando di quella degli Etruschi, sto parlando di quella degli Egiziani, sto parlando di quella di Roma antica, sto parlando di quella delle varie popolazioni italiche. Tutta una serie di visioni che sono ancora più antiche di queste e che ci permettono di capire il senso e il significato della visione degli induisti. E questo ci permette di mettere in chiaro in cosa si trasformano. Questa che abbiamo appena commentato appartiene alla primissima parte. Perché? Perché la prima parte va ancora avanti, cioè la prima parte ha il secondo Brahmana. Accidenti a me, neanche la capacità di leggere ste robe. In realtà si dividono in libri, il primo Adiyaya, quello che stiamo parlando, e ogni Adiyaya è diviso in Brahmana, cioè praticamente ci sono delle divisioni in capitoli e di sottocapitoli. Il primo capitolo, cioè il primo Brahmana, è arrivato alla conclusione in questo momento. Passiamo pure anche al secondo Brahmana adesso, dove l'imperativo che manifesta praticamente l'imperativo dell'Upanishad Bradharayaka, e dice: il giorno sorse dopo il cavallo, come il Mahiman situato davanti, il suo luogo d'origine è nell'oceano orientale. La notte sorse dopo il cavallo, come il Mahiman situato posteriormente, il suo luogo d'origine è nell'oceano occidentale. L'uno e l'altro sono sorti come Mahiman ai due lati del cavallo. Come Haya, destriero, è la cavalcatura degli dei, come Vahin, stallone, è la cavalcatura dei Gandharva, come Arvan, il corsiero, è la cavalcatura dei demoni, come Asva, il cavallo, è la cavalcatura degli uomini. L'oceano è a lui legato con vincoli di parentela, l'oceano è il luogo d'origine. Scrive Esiodo: da notte provennero etere e giorno, che lei concepì a Erebo, unite in amore. In questo passo si passa a concepire il cavallo non più come oggetto sacrificato, ma come inizio del processo di trasformazione dell'universo. L'universo, attraverso l'immagine del cavallo, sta per giungere un luogo in una destinazione, e quando il cavallo giunge in quel luogo e in quella destinazione, viene sacrificato, perché il cavallo è ciò che giunge, il luogo del giungere è dove il cavallo è arrivato, da quel luogo c'è la partenza, ma la partenza ha una qualità diversa di ciò che è arrivato. Se è arrivato alla morte del corpo fisico, nasci come corpo luminoso. Il luogo d'arrivo è la morte del corpo fisico, il luogo di partenza è la nascita del corpo luminoso. Il luogo d'arrivo è la morte del feto, la nascita è data dal bambino. Il luogo di arrivo è la morte di qualcosa, il luogo di partenza è il punto d'arrivo dove qualcosa è morto e qualcosa rinasce. È il raggiungimento della coscienza di sé, del tutto attraverso il raggiungimento e la cavalcata di trasformazioni di ogni sua parte. Si trasformano gli dei, si trasformano i Gandharva, esseri semidivini, musici celesti, si trasformano i demoni, si trasformano gli esseri umani. Tutti cavalcano verso quella destinazione.
Ognuno cavalca con la specificità delle sue cavalcature, con le determinazioni che gli sono state fornite dalla propria specie, col suo specifico destriero. Quando l'universo si è messo in moto, ecco emergere da esso le trasformazioni, il mutamento. Il mutamento è scadenzato dallo scorrere del tempo, dal susseguirsi del giorno, della notte al giorno. In Esiodo il veggente vede nella notte, dalla quale emerge il giorno. In esiodo il tempo viene dopo, generato da Gaia per effetto dell'azione di Urano stellato. Nell'Upanishad, notte e giorno sono effetti del sacrificio del cavallo. Prospettive diverse. Però nell'Upanishad i soggetti esistenti che il veggente individua montano le loro cavalcature e iniziano a percorrere un sentiero. In Esiodo, la generazione degli dèi è il sentiero stesso. Per gli orfici, nella notte, è la madre di tutte le trasformazioni, l'utero del tempo, un tempo primordiale dal quale l'esistente emerge. L'Upanishad, anche se si rivolge a categorie specifiche della vita, è come se dicesse: cavalcate, cavalcate, guerrieri. Sempre alla fine del tempo giungerete e alla fine del tempo ricostruirete la coscienza di sé, Brahma. Cavalcate, cavalcate guerrieri e trasformatevi. Era un po' quello che diceva nella notte. Vi ricordate? Giocate, giocate, figli di Era e Zeus, giocate e trasformatevi. Bene. Io comunque per oggi mi fermo qui. Il secondo Brahma del primo Adiyaya lo faremo la prossima volta. L'importante è che noi riusciamo a capire come esistono dei fili conduttori fra tutti i paganesimi che esistono e fra tutte le visioni del mondo. L'unica visione che non esiste, l'unica cosa che è assurda, l'unica cosa che è al di fuori degli uomini è il concetto criminale e delinquente del Dio creatore alla base dell'universo. Questa volontà creatrice, questo principio, questo motore primo, questa causa prima, causa incausata, come diceva Aristotele, che per Aristotele andava bene, nel senso che era una soluzione dei suoi enigmi, non esiste, è un falso, è una truffa, è un inganno. Ecco perché non esiste nella vita dell'uomo il concetto di Dio creatore. Deve essere imposto mediante il terrore e la violenza. Un terrore e violenza, tanto per cambiare argomento, passare dall'Upanishad alla cronaca, che Ratzinger ha manifestato in maniera abietta dicendo al capo dello Stato. Ratzinger, nella visita che c'è stata fra il capo dello Stato Ciampi e Ratzinger ultimamente, Ratzinger ha esposto la sua necessità di stuprare le persone. Dice: per chi conosce la scrittura ratzingeriana, un teologo e un intellettuale che si è confrontato con Habermas ed è in grado di scrivere un intero discorso in un latino degno di Sant'Agostino, secondo l'opinione di molti cardinali, il testo pronunciato al Quirinale sembra riservare molto lavoro degli uffici della Segreteria di Stato e della strategia della CEI. Certamente le richieste di Ratzinger a Ciampi sono quelle espresse tradizionalmente in queste occasioni, anche da Papa Wojtyla, ma il timbro dell'intervento, al di là della cordialità del rito, è stato molto insistente, come se nei palazzi ecclesiastici si volesse andare ad un incasso della vittoria referendaria. In segreteria di Stato viene valutata lucidamente la debolezza politica del governo Berlusconi e allo stesso tempo è stata seguita con grande interesse la scelta astensionistica del leader della Margherita Rutelli.
La rottura da lui operata in quell'arco, che negli anni 70-80 andava dai liberali al PC, inclusa la schiera dei cattolici democratici, e che sostenne con patto la legislazione sul divorzio e sull'aborto, viene interpretata in Vaticano come la possibilità di attuare ancora meglio una politica dei due forni, per usare un termine inventato da Andreotti. I prossimi mesi saranno una stagione di intensi negoziati sotterranei per il Vaticano. L'Italia è la linea del Piave contro la secolarizzazione in Occidente. Sarebbe un grave, un gra un gravemente danno sarebbe gravemente dannoso, ammonito Benedetto XVI, non solo per la Chiesa ma anche per l'Italia, tentare di indebolire e spezzare vincoli particolarissimi fra la Santa Sede e il governo. In pratica, cos'è che stiamo davanti da un punto di vista della politica, da un punto di vista della vita sociale di questo paese? Siamo davanti a una condizione estremamente particolare, dove la Chiesa Cattolica ha soltanto l'Italia, nella quale lei può stuprare tranquillamente bambini senza essere inquisita per delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine costituito. In tutto il mondo, dalla Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, al Canada, agli stessi Stati Uniti, abbiamo visto la decisione oggi da parte della Corte Suprema, tutto quello che è il potere della Chiesa Cattolica, della Chiesa Cristiana in generale, viene continuamente messo in discussione. L'unico paese in cui un delinquente come Pera può commettere impunemente il delitto di apologia di strage è l'Italia, e può commettere la polizia di strage in esaltazione del macellaio di Sodoma e Gomorra. Ed è una cosa veramente straordinaria. Il problema grosso che hanno i cattolici è però di ordine fattuale. È vero, i cattolici con Ruini, Ratzinger e banditi del genere stanno lavorando per fare degli accordi con i politici. Ciò che sfugge a loro è che sì, fanno degli accordi con i politici, e i politici sicuramente daranno loro qualche cosa. Rutelli calerà le braghe, come ha sempre fatto con la destra, lui rimpiange di non essersi alleato col Berlusconi. Indubbiamente lo farà anche, calerà le braghe per Ruini e Ratzinger, sicuramente questo. E calare le braghe, non sto usando un termine a caso. Sto usando un termine che va a indicare una persona che all'interno delle istituzioni dello Stato cala, diminuisce, vilipesa, cioè offende quelli che sono i principi morali che reggono le istituzioni, per far entrare all'interno dello Stato dei principi morali che sono estranei alle istituzioni, come quello del macellaio di Sodoma e Gomorra. E questa è di una gravità immane. E sicuramente gente come Rutelli, anche perché poi non si parla mai dei personaggi che stanno armeggiando nell'ombra, no? Noi ci siamo già dimenticati di quel criminale della CISLA che fu Marini e che sta dietro a Rutelli. Ci siamo dimenticati di tutta una serie di personaggi che stanno armeggiando per avere la loro fetta, per avere la loro poltrona, e che nel farlo tentano a danneggiare, distruggere, sciacallare quelle che sono le istituzioni di questo paese. Però una cosa gli sfugge che se è vero, e non è vero, cioè è vero nel senso che la maggior parte del paese non è andato al referendum, però ciò che non è vero è che hanno obbedito all'ordine di Ruini. E in effetti noi avevamo una classe politica che era convinta che dopo la sconfitta referendaria di chi voleva l'abrogazione, 4 sì, su quell'aberrazione che è la legge sull'eugenetica, si pensava che ci fosse, qualcuno aveva pensato che ci fosse un vento che fosse cambiato. In realtà non è vero. È bastato mettere in palio due collegi di deputati, uno a Roma e uno in Calabria, per vedere che il vento non è cambiato. Semplicemente le persone sembra che non vogliano più
andare a votare per il referendum. O comunque le questioni referendarie devono essere lette in maniera diversa. Cioè, portano sì input, portano sì dati, portano sì informazioni, ma questi dati e queste informazioni non possono essere presi per stabilire una tendenza a livello sociale, a livello personale delle persone. Ed è la stessa cosa che è accaduta in Spagna. È la stessa cosa che è accaduta in Spagna dopo quella che abbiamo avuto, la manifestazione dei preti cattolici in Spagna contro il matrimonio gay, contro il divorzio, contro tutta una serie di cose che stanno avvenendo all'interno della situazione spagnola. Ebbene, anche la Spagna è andata alle elezioni, è andata alle elezioni in Galizia e ha dimostrato di apprezzare quello che è la quantità di libertà, la quantità di liberalizzazione della società spagnola che Zapatero sta mettendo in atto. E per la prima volta, dopo 16 anni, Fraga, un democristiano, un aderente, un fondatore dello stesso Partito Popolare, cioè la destra spagnola, che contrastava quello che erano le liberalizzazioni di Zapatero, è stato sconfitto ed è andato a casa. Dunque, noi abbiamo una tendenza a livello popolare che è quella di negare la Chiesa Cattolica, cioè di negare i diritti di stuprare bambini, di imporre una morale becera e criminale in violazione del dettato costituzionale ad opera della Chiesa Cattolica sulla società civile. E questa c'è, è un movimento in atto, è un movimento irreversibile. Al contrario, abbiamo dei politici che pensano che trattare con la Chiesa Cattolica porterà loro dei voti. Il problema è che la Chiesa Cattolica non è più in grado di muovere voti, perché chi è affezionato ad Alleanza Nazionale continuerà a votare Alleanza Nazionale sia che la Chiesa Cattolica lo voglia o non lo voglia. Chi è legato alla Margherita continuerà a votare la Margherita sia che la Chiesa Cattolica voglia o non voglia. Chi è legato al partito PDS o IDS o Rifondazione Comunista o a Forza Italia continuerà a votare quel partito che la Chiesa Cattolica voglia o non voglia. Cioè praticamente la Chiesa Cattolica non ha più nessuna possibilità di spostare voti. Ed è un dato di fatto. Cioè non ha nessuna possibilità di spostare voti. Può confermare dei voti all'interno dei singoli partiti. Indubbiamente ci sono una serie di preti, una serie di vescovi che appoggiano questo o quel partito, che hanno un entourage, che hanno un certo numero di voti, che però è minimale. Cioè si parla dell'1 o il 2%, insomma, non di più, quantità di voti. Pertanto non hanno più nessuna possibilità di spostare voti. Hanno la possibilità, con gli accordi politici, di distruggere e di saccheggiare il dettato costituzionale. E questa è una cosa estremamente grave, gravissima. Infatti, le richieste che ha fatto Ratzinger a Ciampi sono di una gravità immane. E Ratzinger ha paura di una società civile che parta da se stessa per costruire il proprio futuro. Proviamo un attimino a leggere un articolo della Repubblica. Ciampi rivendica con orgoglio davanti al Papa la laicità della Repubblica italiana nella necessaria distinzione fra credo religioso e comunità civile, regolata dalle leggi della Repubblica. Ciascuno al suo posto senza invadenze. Il pontefice invece è d'accordo su una legittima, sana laicità che non esclude quei riferimenti etici che trovano il loro fondamento ultimo nella religione. Cioè Ratzinger dice: basta che sgozzate la gente che non si mette in ginocchio davanti a me, basta che stuprate i bambini che non si mettono a pregare davanti al crocifisso, basta che imponete sul cervello dei bambini quel crocifisso che cavolo dovete imporlo. Cioè, questo è il discorso di Ratzinger, vigliacco, farabutto, delinquente, criminale, terrorista, mafioso. E lo fa Ciampi. Ciampi non può condannare un altro capo di Stato, perché come capo di Stato lo ha accolto.
non come il suo padrone. Sia chiaro questo. Ciampi deve essere diplomatico. Perché? Perché esiste un'etichetta, esiste un modo di essere, un modo di rappresentare la Repubblica che va rispettato nelle sue forme. Ciampi si è comportato in maniera corretta. E guardate che io non lesino a Ciampi, per me Ciampi ha tutta una serie di colpe gravi, però in questo caso si è comportato in maniera corretta e istituzionale davanti a un delinquente che pretendeva che la Repubblica Italiana si mettesse in ginocchio davanti a lui. Ed è veramente da fare, cioè, ti dico, è effettivamente da togliersi il cappello davanti al Presidente della Repubblica. Davanti al Presidente della Repubblica che ha avuto la dignità di preservare quello che è il dettato delle istituzioni rispetto a un terrorista criminale, assassino, vigliacco e mafioso. Perché tutto questo è rappresentato dal cristianesimo. D'altronde anche Ciampi è costretto a subire ciò che dagli altri paesi arriva. Non può certo condannare un capo di Stato, aprioristicamente. Oltretutto ricordiamo che Ciampi ha sempre detto: io sono un cristiano. Sono un cristiano che rappresenta la dignità della Repubblica. Per cui lui non è aprioristicamente contro Ratzinger, è contro a tutte quelle forme di ingerenza che Ratzinger vorrebbe imporre alla Repubblica Italiana, il che è cosa diversa. Per cui onore a Ciampi, disprezzo naturalmente per Ratzinger. Perché? Perché il nostro modo di costruire la nostra idea nasce dalla morale costituzionale e non dalla moralità imposta dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Va bene. Cosa abbiamo? Vabbè, io andrei ancora a appesantire un attimino su sto deficiente di Cacciari, che lui confonde il macellaio di Sodoma e Gomorra con l'uno di Plotino. Solamente sarebbe da sputare in muso, ma cosa volete fare? A proposito, visto che la Camera ha dichiarato che sputare nell'occhio è soltanto una questione di relazione politica, l'ho detto la Camera dei Deputati, non l'ho detto io, sarebbe da sputare in occhio a Cacciari. Visto che questo è ciò che mi dice la Camera dei Deputati. E cosa arriviamo qui? Astenersi era sbagliato, licenziato frate teologo. Padre Zecchini insegnava etica e ha votato sì al referendum. Beh, noi abbiamo una bellissima operazione della Chiesa Cattolica, chiamiamola per quella che è, per piacere, non cerchiamo di farci fessi. La Chiesa Cattolica ha preso una mazziata, non indifferente, cioè quasi il 30% delle persone, cioè 25 su quello che è andata a votare per l'eliminazione della legge eterologica, cioè sulla fecondazione assistita. Bene, questa è una mazziata, perché sapeva benissimo che il 60% delle persone non sarebbero andate a votare. Lo sapeva perfettamente, come lo sapevano la maggior parte degli analisti. Il problema è che adesso per la Chiesa Cattolica gli interessa fare una cosa: far credere che tutto il dibattito e tutto lo scontro sia comunque uno scontro all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè, non c'è un nemico diverso della Chiesa Cattolica. Tutto lo scontro e tutto lo scazzo avviene attraverso all'interno della Chiesa Cattolica. E allora cosa fa? Ecco menarsela con padre Zecchini, che viene subito immediatamente appoggiato dai radicali per le offese che ha ricevuto la Chiesa Cattolica per essere cacciato. Ma fio mio, sei un'organizzazione? Se quell'organizzazione ti chiede obbedienza e tu hai accettato obbedienza, nella misura in cui obbedisci e disobbedisci, chiaramente vieni cacciato. Stronzi i radicali che sono subito pronti a interferire all'interno di un'altra organizzazione. Ancora una volta, vediamo un po' le puttanate che avvengono. Bene. Io qui avrei finito la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo relativa alla sera del giovedì. Vi ho parlato dell'Upanishad, vi ho riaccennato ad alcune notizie e vabbè, ho anche notizie sull'Opus Dei, ma ho notizie sul quel becero delinquente che è Casini. Aberranti le adozioni gay, il presidente della Camera a Madrid attacca le leggi Zapatero. Vista al cardinale Rauco Varela, massimo contestatore alle aperture del governo, il premier spagnolo in copertina sulla rivista degli omosessuali.
Il problema è questo: il Presidente della Camera è una istituzione importante della Repubblica Italiana. Questa istituzione importante della Repubblica Italiana non può andare a offendere un'istituzione riconosciuta dal governo italiano. E il governo spagnolo è un'istituzione riconosciuta dal governo italiano. Ciò che fa Casini in Spagna è un'offesa alle istituzioni in funzione della sua idea di stuprare bambini costringendo i ginocchi davanti al macellaio Sodoma e Gomorra. Praticamente offende quelli che sono i principi costituzionali per sottomettere i principi le persone a un'idea che ha lui nella testa, che è quella dell'esaltazione del genocidio e dello stragismo. Questo, se questo non è terrorismo, fate voi che cos'è. Il Casini, aberranti deduzioni gay, è un articolo della Repubblica del 28 giugno 2005. Credo che Casini andrebbe arrestato per le puttanate che ha sparato. Va bene, io ho un paio di notizie che possono essere legate al crogiolo dello stragone. Il corpo si ferma per salvarsi, l'ibernazione non è più fiction e il panico esiste, l'hanno fotografato, ma di questo ne parleremo in un altro momento. Intanto, se qualcuno vuole telefonare, il numero di telefono è 049 600 700, 049 600 838. Pronto? Claudio, sono Adriano. Ciao. Ciao. Niente, secondo me qui il cattolicesimo sta distruggendo questo paese in toto proprio, completamente. Loro sono un'organizzazione che ha il pretesto di portare la pace altrove, che ne so, porta l'inferno invece fra di noi. Loro continuano a manifestarsi come dei criminali, e qui ti do ragione, perché vogliono imporre le loro teorie a tutti, non dando i diritti che spettano alle persone che loro discriminano, perché lo sono loro, coloro che discriminano gli omosessuali e le altre persone deboli di questa società. In questo modo questi quattro stronzi italiani che continuano a mettersi a 90 gradi, gli sta bene, non vadano a votare il referendum, gli sta bene, però guai se sento uno dire che se la prende in un futuro perché non ci sono state delle leggi adeguate. Perché se per caso lui non è andato a votare a questi referendum, che possono comunque essere presi come la si vuole, è uno stronzo, perché comunque ha rispettato e seguito dei dettami di quattro ipocriti criminali che vogliono assolutamente togliere il diritto a certe minoranze della nostra società, ripeto, cogliona, per dei valori che loro si sono messi nella loro testa. Ma loro possono vivere come cazzo gli pare, però non devono imporre le loro teorie a tutti quanti. E io in questo senso continuerò, che ne so, io ho parlato di comunismo, ma anche i comunisti italiani o Rifondazione sono organizzazioni, poi tutto sommato, che bisogna prendere con le pinze anche quelle, perché ci sono poi anche i cattolici all'interno, anche per dire dei comunisti, per cui è tutto relativo. Però sono da combattere, secondo me, ma noi siamo purtroppo impotenti, e questi continuano a fare i battesimi, a mettere i bambini in ginocchio in chiesa. Li ho visti a cresima di mio nipote, è una cosa scandalosa, è una violenza sui bambini. Non riesco a capacitarmi di questo. Purtroppo gli italiani forse si meritano questo. In Spagna abbiamo visto che hanno vinto diciamo, dei partiti, delle formazioni di sinistra che riconoscono appunto anche agli omosessuali, che personalmente io contro gli omosessuali assolutamente non ho niente. Loro, se vogliono vivere la loro vita, hanno il diritto di viverla, perché nessuno ha il diritto di calpestare i diritti altrui, e questi schifosi cattolici continuano a farlo. Speriamo che magari anche il Portogallo, non so, che è vicino, la Francia, i paesi confinanti alla Spagna si sveglino un poco, che ne so, in Italia può darsi nel 3000 si svegli. Non sottovalutare l'Italia, sai. Siamo proprio a livelli di quarto mondo. Ti ringrazio. Ciao, bello. Ciao, ciao. Il problema vero è molto articolato. In realtà, quando assistiamo a situazioni come quelle d'Italia, spesso ci cascano le palle, però ricordiamo sempre che
abbiamo una dislessia, un movimento dislessico fra quello che è un governo, fra quello che è una classe politica, più che un governo, una classe politica direi in generale, che è abbastanza abietta ed è staccata da quello che è la visione e i bisogni delle persone. Cioè praticamente sembra che questi politici abbiano perso il polso della vita, cioè il polso della società civile. E effettivamente anch'io sono spesso sconvolto da questo, perché bene o male, se ci guardiamo un po' fra cinquantenni, io ho superato i 50 anni, però se ci guardiamo un po' attorno, noi siamo abituati a un fare politica di un 30 anni fa, no? Dove seppur con le nostre illusioni e con le nostre aberrazioni, a una certa etichetta politica corrispondeva un corpus dottrinale, un corpus ideologico. Bene, oggi come oggi non è più così. Oggi come oggi abbiamo dei politici che vanno alla ricerca dei voti comunque arrivino, cioè, per cui sono pronti a qualsiasi prostituzione, a firmare qualsiasi puttanata, a fare qualsiasi cagata, verdi che diventano a favore del nucleare, nuclearisti che diventano a favore dei verdi, cattolici di destra o Alleanza Nazionale che diventa più comunista magari di alcuni che prima erano comunisti, comunisti che diventano più nazisti di Alleanza Nazionale. Cioè arriviamo a delle cose che sono abbastanza sconvolgenti. Cioè in realtà abbiamo un ridimensionamento di quello che è la concettualità politica, che non tiene più conto di nessun corpo dottrinale. Una volta si chiamava ignoranza, ma sembra che oggi stia imperversando. Ma vabbè, così tutto sommato. Se questo è il mondo, in questo mondo dobbiamo arrangiarci e viverci. Non è che possiamo cambiare molto le cose. E cose sono così, amici miei, rimbocchiamoci le maniche e affrontiamo la vita. Se queste sono le condizioni nelle quali siamo nati, in queste condizioni fonderemo noi stessi. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Politeista è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo, e portate pazienza. Sì, lo so, c'è grande confusione sotto il cielo, ma forse va bene così. Ciao a tutti.